Benvenuti all'appuntamento con Breaking News, le ultime notizie su Teleturia. Prosegue spedita la vaccinazione nei due hub di Arezzo. Il teatro Tenda va avanti con Pfizer e Moderna, ovvero le seconde dosi. C'è un appello intanto del personale, arrivate con i moduli già stampati, moduli che riguardano anche il consenso informato. Anche al centro affari va spedita la vaccinazione con Johnson & Johnson e AstraZeneca. Quindi in questo fine settimana, ma anche nei prossimi giorni, verranno usati tutti e quattro i vaccini. C'è un appello da parte del comandante della Polizia Municipale, Aldo Poponcini, che abbiamo trovato ai drive-thru di Indicatore. Questo fine settimana è il fine settimana del patto d'onore lanciato dal sindaco, massima correttezza da parte dei ristoratori per rispetto delle regole dei clienti, e il comandante Poponcini fa un appello: non infrangete la quarantena, portate le mascherine così noi non saremo costretti a fare le multe salatissime. I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti nel campo di calcetto di Pratantico per liberare un bellissimo esemplare di gufo comune che era rimasto impigliato nella rete di recinzione. Dopo essere stato vigilato dai pompieri, fortunatamente illeso, è volato via verso la libertà. Ed è tutto per le nostre Breaking News, grazie per averci seguito e arrivederci.